Franchising e finanziamenti. Bel binomio. Sono in tanti che quando chiamano per chiedere informazioni su un qualsiasi brand, la prima domanda che fanno è proprio se ci siano convenzioni o finanziamenti per far partire il progetto. Prima di entrare nel vivo dell'argomento voglio ribadire un concetto decisamente importante. Il franchising in sé non è una forma di finanziamento. Se volete affiliarvi a un brand per pagare a rate la vostra attività o, peggio ancora, sperate che il brand vi paghi l'apertura, siete decisamente fuori strada. Non solo, ma personalmente vi consiglio di diffidare di quei marchi che vi propongono direttamente di finanziarvi l'apertura. E vi spiego perché. Come penso di aver ripetuto in tantissimi dei video fatti, fare franchising significa a tutti gli effetti fare impresa. E l'impresa, per definizione, comporta investimenti ed una certa dose di rischi. Va detto poi che se il costo di affiliazione di un franchising è ben strutturato e non speculativo, la maggior parte del denaro richiesto dal franchisor dovrebbe essere dirottato verso professionisti, fornitori e tutte quelle attività necessarie all'apertura del punto affiliato. Viene reinvestito, insomma. La marginalità del brand c'è ovviamente, ma non è di chissà quale valore. Il suo interesse economico dovrebbe essere principalmente altrove. Bene, tutto ciò premesso, vi rigiro la frittata. Se un brand vi proponesse di rateizzare direttamente i costi di affiliazione, considerando che dubito possa o voglia indebitarsi con professionisti e fornitori, non vi viene il dubbio che possa farlo perché sta lucrando pesantemente sulla vostra apertura? A voi ogni considerazione. Partendo quindi dal presupposto che quando si parla di finanziamenti dobbiamo pensare a finanziamenti esterni, quindi non da parte del franchisor, proviamo a fare un po' di chiarezza su qualche punto. Vi premetto comunque che vi riporto la mia esperienza, ed è bene precisarlo perché qualcuno ultimamente se la prende sul personale. In primis parliamo di fondo perduto. Non sono pochi quei bandi che ultimamente promettono finanziamenti a fondo perduto per aprire attività con importi anche decisamente importanti. E una delle classiche domande è: il franchising è adatto a questi bandi? La risposta è sì, o meglio, salvo espresse disposizioni del bando stesso, il franchising potrebbe prestarsi senza problemi. O almeno in teoria. Nella pratica, infatti, spesso così non è. Molto spesso le dinamiche, che le procedure e i tempi necessari a richiedere questo tipo di bandi poco si incastrano con la realtà dei fatti e non si allineano di fatto ai tempi pratici necessari all'apertura tipica di un punto affiliato. Ora, ripeto, questa è solo la mia personalissima esperienza, ma in 15 anni di franchising non ho mai visto aprire un punto affiliato con un fondo perduto. Ovviamente, se avete esperienze diverse o indicazioni concrete e reali per riuscirci, siete i benvenuti, anzi, se le riportate nei commenti, possono sicuramente essere utili anche ad altri. Secondo punto, il microcredito. Se mi seguite un po', sapete bene che questa è la strada che io preferisco. E questo perché il microcredito è di fatto una strada che funziona. Per capire come si articola vi rimando a un video ad hoc. Ma di fatto è un prestito in parte garantito dallo Stato che finanzia startup per un massimo di 40.000 euro più 10. Quello che mi piace del microcredito è che se il progetto è serio e concreto, i soldi arrivano ed arrivano anche in breve tempo. Questo ci dà certezza anche nella realizzazione del progetto e dell'apertura, oltre che a fornirci anche un'ulteriore verifica di sostenibilità da parte del tutor. Certo, 40.000 euro da soli molto spesso non bastano, me ne rendo conto, ma se dobbiamo finanziare il 100% dell'attività, probabilmente quella non è l'attività giusta da intraprendere. Altra alternativa è ovviamente la banca. E qui molti storcono il naso. La banca chiede garanzie, spesso fa problemi, e se non avete profili specifici, particolarmente idonei e puliti, è dura. Va detto però che nell'apertura di un franchising molto spesso ci sono diversi strumentali da acquistare. Strumentali che, se di qualità, hanno sicuramente anche un certo valore per la banca, la quale potrebbe decidere di finanziare quegli strumentali con diverse possibilità di leasing. Insomma, il finanziamento puro per liquidità non è l'unica strada. Ora, io vi ho riportato solo tre esempi, ma non esistono ovviamente solo queste alternative. Ma ce ne sono sicuramente molte di più, più o meno viabili. Il senso è, il franchising ti aiuta ad aprire la tua attività, ma per finanziarla devi rivolgerti a qualcun altro. Del resto, anche come affiliato, l'imprenditore sei tu.